Allora, benvenuti e benvenute a tutti. Oggi andremo a effettuare il corso che vedete a schermo, il webinar, su come iniziare ad operare, sull'utilizzo del book, strumento fondamentale per noi trader, e su come gestire una posizione. Quindi, come monitorare sostanzialmente i mercati finanziari prima di iniziare ad operare, come interpretare il book, questo strumento fondamentale che andremo a vedere tra poco, che ci serve per la visualizzazione di vari dati, per l'inserimento poi di ordini di acquisto e di vendita. Queste sono le quattro macro categorie su cui andremo a suddividere il corso, quindi andremo a vedere cos'è il book di negoziazione, come andare a leggere tutte le informazioni che sono richiuse all'interno, ce ne sono tantissime, poi le andremo a vedere, come utilizzarlo ovviamente per l'inserimento degli ordini, per gestire le posizioni, successivamente anche qui indicato come aprire e gestire una posizione. Tutto all'interno del corso di oggi della durata di un'ora. Allora, mi presento, io sono Andrea Silvestri, mi occupo di trading all'interno del customer care della banca. E prima di iniziare, direi, con il corso odierno, vi ho preparato un sondaggio che vi lancio adesso per capire bene o male qual è il vostro livello di trading, insomma. Se avete mai operato, ci sono tre opzioni. Avanzato, la prima, se operate da più di 3 anni, quindi se già avete esperienza in campo di trading, sapete di cosa stiamo parlando, più o meno. Livello intermedio, se operate da meno di un anno, vi state affacciando sostanzialmente al mondo del trading insomma, per gestire i vostri risparmi, per utilizzare queste le opportunità che offrono i mercati. Oppure l'ultima opzione, se siete dei neofiti, se questo sostanzialmente è vi state affacciando adesso al mondo del trading, non avete mai operato e quindi volete conoscere, volete approfondire specialmente questo discorso qui, questo discorso del book, su come si opera, su come leggere le informazioni, come approcciarsi al mondo dei mercati finanziari. Vi rassicuro fin da subito, si tratta questo qui comunque sia di un corso base, quindi nessun problema anche se non avete mai operato, se vi state affacciando adesso al mondo del trading, questo sicuramente è il corso giusto per iniziare, per vedere poi tutti gli strumenti finanziari, come leggere le informazioni, come aprire le posizioni e come gestirle. Allora, direi di attendere un altro paio di minuti per vedere poi l'esito del sondaggio. Per ultimo, prima di iniziare, informo che oggi faremo un corso prettamente dinamico, quindi non ho preparato slide, utilizzeremo il sito web di Fineco, che è, diciamo, la piattaforma base che mettiamo a disposizione per tutti i clienti. Ovviamente per chi magari è più esperto, ha già utilizzato tutte le nostre piattaforme, può tranquillamente utilizzare anche la Fineco X oppure la Power Desk se l'avete a disposizione. Bene, aspettiamo le ultime risposte. Vedo che già la maggior parte sono arrivate. Per il momento vedo che siamo sul livello intermedio, vedo che quasi il 40% di voi opera da meno di un anno, quindi più o meno sa quello di cui stiamo parlando e la tematica del book che andremo ad approfondire oggi. Vedo 72 voti. Bene, direi che a questo punto si è espresso, direi, la maggior parte di voi. Allora, l'esito del sondaggio a questo punto che andiamo a disattivare, andiamo a vedere i risultati. Il 40% di voi, quindi a livello intermedio, opera da meno di un anno. Abbiamo poi un 32% invece che a livello avanzato, che opera da più di 2 anni. 29% vedo che avete indicato neofita, quindi vi affacciate adesso al mondo dei mercati finanziari. Va benissimo per tutti, comunque sia, perché dicevo un corso base e anche comunque sia per chi già magari sa di cosa stiamo parlando, andremo ad approfondire varie tematiche del book, quindi non preoccupatevi, c'è sicuramente da imparare per tutti all'interno del corso. Bene, allora direi di iniziare a questo punto con il primo punto, quindi che cos'è il book di negoziazione. Allora, vi premetto innanzitutto che il book è lo strumento base fondamentale su cui si va a operare su qualsiasi strumento finanziario che noi abbiamo a disposizione sulla piattaforma, ce ne sono tantissimi. Vi faccio vedere dove cercarli, innanzitutto quali sono i principali. Se noi andiamo su mercati e trading, quindi nella parte in alto del sito, troviamo già nel menu a sinistra
tutti i vari sottomenu, partire da azioni fino in fondo dove trovate l'operatività in CFD, dove troviamo praticamente tutti gli strumenti che offriamo a disposizione per la clientela, partendo dalle azioni, quindi andiamo qui direttamente sulle azioni Italia, dove ci riporto sul nostro listino il FTSE MIB, suddiviso poi per segmenti, quindi abbiamo l'all share, dove ci sono tutte le azioni, fino a passare per le mid cap, segmento GEM. Abbiamo a disposizione ovviamente poi anche i principali mercati europei, come vedete Francia, Germania, Gran Bretagna, c'è il CAC 40. Se volete utilizzare, oltre alla funzione di ricerca qui che abbiamo nei menu a sinistra, c'è anche questa riga qui che vedete in orizzontale, la cosiddetta market bar, dove vedete già di default i principali mercati, dove cliccando potete accedere, ad esempio il DAX, dove vedete i principali titoli, abbiamo Adidas, abbiamo BMW, scorrendo troviamo Mercedes-Benz. Ci sono veramente, veramente tanti prodotti a disposizione della clientela. C'è ovviamente anche il mondo obbligazionario con i vari mercati dove poter effettuare la ricerca, passando fino agli strumenti derivati che trovate sempre qui all'interno della market bar, oppure passando nel menu a sinistra, potete andare direttamente nel mondo delle cripto. Come vedete qui abbiamo vari derivati con sottostante Bitcoin ed Ethereum, abbiamo tutti i future, idem Eurex CME, quindi prendiamo ad esempio il CME, abbiamo gli indici azionari, le materie prime, sulle valute, fino a passare per, diciamo, l'ultimo strumento principale che voglio farvi vedere, CFD, dove ci sono anche indici azioni, materie prime, anche qui criptovalute. Ci sono veramente, veramente tantissimi strumenti offerti a disposizione della clientela. Su ognuno di questi, ovviamente, c'è a disposizione il book. Andiamoci ad aprire un book, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Prendiamoci ad esempio il mercato italiano, quindi clicchiamo qui su FTSE MIB, prendiamo il primo titolo, prendiamo A2A, che abbiamo nel listino principale. Qui abbiamo la scheda dello strumento con tutte le informazioni. Nella scheda c'è a disposizione il book. Lo troviamo qui, clicchiamo e questo qui è il book di negoziazione. Questo è praticamente lo strumento principale per ogni trader che abbiamo a disposizione, dove abbiamo tutta la parte informativa, quindi a partire dal nome del titolo fino a prima di inserisci ordine, come potete vedere qui. Tutta questa sezione qui praticamente è l'informazione che abbiamo a disposizione sul titolo, fino alla parte sotto inserisci ordine che ci serve proprio per aprire posizioni, per andare a chiuderle o a gestire, poi come vedremo successivamente. Questo, come vedete, è praticamente lo strumento che utilizzeremo principalmente su qualsiasi azione, obbligazione, qualsiasi strumento noi vogliamo utilizzare praticamente per l'offerta di trading. Allora, cos'è di fatto il book? Il book è la maschera, come vedete, che noi abbiamo a disposizione per leggere i dati su un determinato titolo e per andare a inserire poi gli ordini di acquisto e di vendita. Passiamo allora a come leggere il book di negoziazione. Allora, vi chiedo un secondo solo che provo a spostare il book e lo apro in un'altra sezione. Un attimo solo. Perfetto. Allora, questo qui è il book di negoziazione che noi abbiamo a disposizione. Vi faccio vedere fin da subito, cliccando qui, come evolve. Vedete fin da subito che ci sono praticamente dei dati, delle informazioni che noi abbiamo a disposizione che cambiano praticamente di secondo in secondo. Vedete praticamente questa tabellina con queste celle, vedete che si illuminano di verde o di rosso, con i dati che cambiano. Questo cambia poiché ho cliccato questo pulsante qui in alto. Cos'è questo pulsante? È il pulsante per mettere in push il book di negoziazione. Cosa si intende per push? Il push è la visualizzazione dei dati di un determinato titolo in tempo reale, quindi sono dati esattamente del momento mentre noi li stiamo controllando, mentre stiamo facendo questo corso, e soprattutto che si aggiornano in automatico.
Quindi quando noi clicchiamo su questo pulsante, vediamo già che i dati cambiano praticamente in base alle varie proposte che vengono inseriti dagli operatori, dai vari trader sul mercato, e quindi questi dati qui praticamente poi evolvono di minuto in minuto. Prendiamoci un altro book, vi faccio vedere una prima particolare differenza. Prendiamoci ad esempio un titolo inglese, prendiamoci Rolls-Royce in questo caso qui. Questa è la barra di ricerca dove se noi digitiamo il nome oppure come vedremo poi il codice ISIN o il simbolo dello strumento, ci permette di ricercare fin da subito il titolo che ci interessa, lo strumento finanziario. Se noi ci apriamo Rolls-Royce, ad esempio, andiamo ad aprirci il book, come potete vedere, in questo caso qui, mettendolo in push, noi abbiamo a disposizione rispetto a quello di A2A solo un livello di Bid Ask sarebbe il denaro lettera che andremo poi ad affrontare successivamente. Vi spiego cos'è. La prima cosa che notiamo, la differenza in questo caso qui, è che i dati si aggiornano praticamente anche per il book di Rolls-Royce. Vediamo l'evoluzione delle quantità, dei prezzi e di tutte le altre informazioni. La cosa però che vi voglio far notare è la differenza nell'orario. Qui noi all'interno del book vediamo la data e l'ora dell'ultimo scambiato. Nel caso di A2A, ad esempio, alle 13:41:03, praticamente in questo istante, poco fa, c'è stato uno scambio, un incrocio tra domanda e offerta sul titolo che ha portato a un eseguito a un determinato prezzo che è questo qui. Per quanto riguarda Rolls-Royce, invece, noi abbiamo questi dati, come vedete sull'orario proprio, invece che essere in grigio è in blu, perché è un dato in day. Di un quarto d'ora in questo caso qui, ossia non abbiamo le quotazioni in tempo reale, vediamo i dati di un quarto d'ora fa. Questa è una delle principali differenze in ambito di visualizzazione dei dati all'interno di un book. Se noi invece disattiviamo questo pulsante qui, torniamo direttamente sul book di A2A, in questo caso lasciamo quello che abbiamo visto su Rolls-Royce. Per il book di A2A, se noi disattiviamo questo pulsante qui, il pulsante del push, noi abbiamo sempre i dati in tempo reale, ma è come se noi stessimo effettuando una fotografia, cioè noi abbiamo un'istantanea praticamente di tutti i dati che c'erano in un determinato momento, quindi fino alle 13:41:03, sul titolo, non abbiamo più l'aggiornamento automatico. Per aggiornarli in questo caso qui, vediamo proprio che ci sono queste due frecce che si rincorrono, dove se noi clicchiamo qui, come vedete, cambiano praticamente i dati, si aggiornano sul titolo, quindi l'aggiornamento è manuale. Queste quotazioni qui si chiamano pull, ossia sono dati in tempo reale con l'aggiornamento, dati in tempo reale con l'aggiornamento non automatico, ma che dobbiamo fare noi manualmente all'interno del book di negoziazione. Allora, prima di proseguire con la spiegazione degli altri campi, vi faccio vedere all'interno del sito web dove potete abilitare le varie quotazioni dei titoli dei vari mercati che noi abbiamo a disposizione, poiché di default, quando si va ad aprire il conto corrente presso di noi abbiamo già attive di base le quotazioni per il mercato azionario italiano. Quindi, ad esempio, A2A noi lo abbiamo già attivo fin da subito. Lo abbiamo però attivo con un quarto d'ora di ritardo, con i dati in delay. Vi faccio vedere da sito dove noi possiamo attivare le varie quotazioni sia per il mercato italiano sia per i mercati esteri. Dobbiamo andare innanzitutto sulla home, quindi cliccare sul logo Fineco, qui in alto a sinistra. Nel menu in verticale troverete l'opzione Il mio conto, quindi cliccate pure qui. All'interno dovrete andare poi su Gestione servizi. Successivamente, in questo menu orizzontale, cliccate sulla voce Trading e investimenti. Qui trovate tutte le varie abilitazioni che potete effettuare per gli strumenti finanziari per la vostra operatività di trading. Vi premetto subito, come vi dicevo, Euronext, il mercato italiano, Euronext di Milano è già abilitato in delay. Per far sì che vengano abilitati i dati in pool, quindi come abbiamo detto, tempo reale, aggiornamento manuale, cliccando qui, dovete effettuare la dichiarazione di investitore privato che trovate in questa sezione qui. In questo caso qui è già fatta, troverete nel caso la possibilità di sottoscriverla. Sottoscrivendola, a quel punto avrete le quotazioni in tempo reale, come abbiamo detto, in pool.
Stesso discorso per lo USA, dove non si è attivi di default, bisognerà fare l'attivazione sempre in questa sezione qui. Una volta attivati avrete già gratuitamente le quotazioni in tempo reale, anche qui in pool. Per quanto riguarda questi due mercati, quindi Milano e le principali borse statunitensi, le quotazioni in push, ve lo faccio rivedere, quindi cliccando qui su questo pulsante del book e con tutto l'aggiornamento automatico dei dati, queste qui si hanno gratuitamente se si rispettano uno dei due requisiti che vi vado a indicare. Il primo è l'avere almeno 10.000 euro di asset all'interno di Fineco, del vostro conto Fineco. Per asset noi si intende la somma di tutto quello che avete, quindi della liquidità e degli investimenti, degli strumenti che avete. O in alternativa, se non rispettate questo requisito, dovete aver effettuato almeno 10 ordini negli ultimi 90 giorni. 10 ordini fanno bene sia di acquisto che di vendita, devono essere eseguiti su qualsiasi strumento che vi offre la piattaforma Fineco che abbiamo a disposizione sui nostri siti, quindi su Fineco X, Power Desk, sul sito web, sull'applicazione. Vi invito comunque sia, anche per tutti gli altri mercati che troviamo qui, quindi per il mercato inglese, abbiamo il London Stock Exchange, Xetra, il mercato tedesco, Equitax, Euronext, le borse francese, olandese, portoghese, borsa svizzera, eccetera. Tutte queste quotazioni qui di norma possono essere attivate gratuitamente in delay con un quarto d'ora di ritardo. Nel caso in cui voi vogliate attivare il servizio push, il dato in tempo reale, solitamente c'è un canone a pagamento, potete stare tranquilli comunque sia che in fase di attivazione vi viene mostrato, c'è la scelta comunque sia di quale delle due quotazioni volete attivare e ovviamente se state attivando una quotazione a pagamento vi viene chiaramente esplicitato prima di confermare l'attivazione. Suggerimento, il consiglio che posso darvi, ovviamente sfruttate queste quotazioni gratuite, anche se magari in un primo momento, non so, siete più interessati a operare sul mercato italiano, sul mercato statunitense. Attivate comunque sia le quotazioni anche su queste altre borse perché sono gratuite, magari potete sempre vedere il book di altri strumenti, quotazioni che vi interessano in un determinato momento, quindi usufruite pure di questi servizi che vi mettiamo a disposizione. E questo era per quanto riguarda quindi le tre tipologie di visualizzazione dei dati che abbiamo detto, quindi push, pull o delay. Allora, passiamo adesso a visualizzare tutti gli altri campi informativi, quindi sempre per quanto riguarda la lettura del book di negoziazione. Però disabilitiamo un attimo il push, passiamo al primo campo che abbiamo qui in alto, sopra il nome del titolo A2A, che è un campo di ricerca. Vedo già che stanno arrivando un po' di domande, vi informo, andrò poi a rispondere, andremo a vedere tutte quante non appena terminata questa parte qui della lettura del book di negoziazione. Successivamente, se avete dubbi, domande, non preoccupatevi, scrivete pure, le andremo ad affrontare poi una ad una. Per tornare al discorso del book e qui nel cercatitolo, questa qui è una barra di ricerca che ci consente direttamente dal book, senza tornare direttamente nel sito, nelle varie sezioni che abbiamo detto, quindi o dalla market bar, nel mercato che ci interessa, quindi tra tutti questi che vedete qui in alto, oppure direttamente su mercati e trading e tornare qui nel menu a sinistra. Io semplicemente, se ad esempio voglio controllare le quotazioni di A2A, sono interessato al titolo A2A, vedo bene o male adesso quelli che sono i prezzi, tutti i valori che andremo poi a snocciolare successivamente. Una volta che l'ho visto, voglio vedere un altro titolo, non mi interessa più A2A, posso cambiare direttamente il titolo dal book. Clicco su cerca titoli, digito il nome che mi interessa dello strumento, mettiamo ad esempio, non so, Ferrari. Mi appare direttamente qui l'elenco degli strumenti. Se clicco su Ferrari, ad esempio, mi fa vedere fin da subito, come vedete, il book di Ferrari. Cioè, aprendo un singolo book, io ho la possibilità poi da questa piccola maschera qui di passare da un titolo a un altro, senza dovermi più muovere volendo all'interno del sito. Una volta che clicco sul titolo Ferrari nel menu, vedete già mi appaiono tutti i dati di Ferrari. Cambiano tutti i vari prezzi, ovviamente, cambiano i minimi e massimi, i valori che vediamo nella tabella, fanno riferimento adesso al titolo Ferrari.
il pulsante del push subito sulla destra, qui del cerca titolo, lo abbiamo già visto, serve per attivare le quotazioni con l'aggiornamento automatico, invece che con l'aggiornamento manuale, le quotazioni in pool, come abbiamo detto. Il pulsante successivo, che abbiamo qui sulla destra, ci serve invece per sdoppiare il book. Se io clicco qui, vedete, io a questo punto ho direttamente un altro book in automatico di Ferrari che mi viene aperto. Ovviamente questa funzione qui mi può essere molto utile, può essere molto utile a noi trader. Se ad esempio siamo indecisi su due o più titoli, vogliamo magari aprire una posizione su Ferrari, però non so, ci interessa anche il titolo Eni allo stesso tempo. Io mi posso tranquillamente aprire questi due book, li posso mettere tranquillamente in push entrambi e vedere l'evoluzione dei prezzi, così che io posso subito vedere immediatamente a primo impatto quello che è l'andamento del titolo Ferrari in borsa o del titolo Eni e decidere in base a quello che è poi l'evoluzione dei prezzi, come stanno procedendo sul mercato questi due titoli, su quale andare ad investire. Preferisco magari il titolo Eni. A questo punto mi chiudo il book di Ferrari, proseguo su questo. Ovviamente possiamo sdoppiate anche più di una volta. Come vedete, possiamo aprire anche più di due book. Se non sbaglio, il limite dovrebbe essere fino a 20, vi consente di aprirne contemporaneamente sulla sessione del sito. Quindi, come abbiamo visto, questa funzionalità qui, anche di sdoppiamento, sicuramente molto utile, ci può essere molto comoda in fase poi di monitoraggio dei titoli e in fase di apertura di una posizione che andremo poi a vedere. Tornando sul nostro book principale, un'altra funzione sempre molto utile che noi possiamo utilizzare sempre per regolarci su come inserire un ordine, se sui parametri che poi vedremo successivamente, è il terzo. La terza casellina che abbiamo qui di fianco allo sdoppiamento del titolo, che è quella del grafico. Se io clicco su questa casella, mi apre praticamente il grafico dello strumento, che lo vedo sempre in pop-up. Anche questo mi consente di vedere praticamente le quotazioni, l'andamento dello strumento Ferrari. E a questo punto, noi direttamente da questo grafico in pop-up possiamo, ad esempio, vederci le quotazioni, ad esempio. Un attimo che lo rimpiccioliamo, le quotazioni qui sui vari archi temporali, non so, ci interessano gli ultimi 6 mesi, ci interessa l'ultimo anno, lo vediamo qui, vedete? Abbiamo a disposizione il grafico di Ferrari, ovviamente possiamo zoomare poi su determinate aree, possiamo rimpicciolirlo in base a quello che ci interessa, possiamo cambiare anche le candele, qui abbiamo messo un giorno, possiamo metterle anche, non so, a una settimana, abbiamo a disposizione anche un mese. Per chi magari preferisce operare intraday piuttosto che su orizzonti più lungo periodo, possiamo restringere l'arco temporale di ricerca, possiamo mettere, non so, un mese, 3 mesi. Questa qui è una funzione sicuramente molto utile, perché poi, come andremo a vedere, magari io ho già la serie storica del titolo, l'andamento che ha avuto in precedenza. E quindi so già, magari non so come aprire la posizione su che valori rispetto al grafico, come andare a proteggerlo successivamente e molte altre funzioni che poi vi farò vedere nell'ultima parte su quello come aprire e gestire una posizione. Chiudiamo per il momento questo grafico qui. Passiamo adesso alle altre voci. Togliamo per il momento il push in modo da tenere tutti i dati fermi. Allora, abbiamo subito sotto il cercatitolo. Nome dello strumento, Ferrari, seguito dopo i due punti da una sigla denominata race.mi. Race.mi sarebbe il ticker, il simbolo dello strumento. È un codice univoco, praticamente, insieme all'ISIN che vi faccio vedere anche adesso, che mi consente praticamente di cercare fin da subito il titolo Ferrari, poiché questo codice qui appartiene solo ed esclusivamente a Ferrari. Punto MI sarebbe punto la borsa in cui è quotato, la borsa di Milano. Faccio vedere se noi per esempio ci copiamo questo ticker qui, questo simbolo strumento e andiamo nel campo cerca, se noi lo incolliamo ci dà fin da subito il risultato corrispondente, poiché è un codice univoco. Ci dà fin da subito Ferrari, ci rimanda la scheda di Ferrari. Lo troviamo anche qui sulla scheda la voce rendimenti e dettagli, qui alla destra del grafico, come vedete.
Abbiamo il ticker, come abbiamo detto, Race, e il mercato. .MI sarebbe poi la borsa di Milano, perché vi faccio vedere, ad esempio, se io inserisco Race, il simbolo, Ferrari, oltre a essere quotato sulla borsa di Milano, è quotato anche sulla borsa americana, sul NYSE. Quindi Race corrisponde in questo caso sia a Ferrari sul piazza affari, sia sul mercato NYSE. Se inserisco poi il punto MI, mi dà direttamente il titolo quotato esattamente sulla borsa che dico io, quindi sulla borsa di Milano in questo caso qui. Stesso discorso, come ho detto, anche per il codice ISIN che troviamo qui. Nel book non viene indicato, ma la funzione è praticamente similare a quella del ticker, del simbolo. Serve a identificare in maniera univoca lo strumento. Anche qui, se mi copio e incollo il codice ISIN in alto nella barra di ricerca degli strumenti, mi fa vedere praticamente i mercati su cui è quotato questo titolo. Come vedete, tra l'altro, Ferrari è quotato anche sullo Xetra. In questo caso qui cambia però il ticker. Non è Race, ma è 2FE.FRA, Francoforte. Quindi questa è l'informazione sul book che noi troviamo per l'identificazione univoca dello strumento che ci serve nel caso in cui magari chiudiamo il book, dobbiamo rifare una ricerca successiva, basta digitare questo simbolo qui nel campo cerca, come abbiamo visto, e l'abbiamo a disposizione. Passiamo adesso ai dati numerici. Partiamo da questo 3,18,60. Nel frattempo vi espando qui anche i 5 livelli del book, 3,18,70. Questo qui sarebbe l'ultimo scambiato, l'ultimo prezzo che ha toccato il titolo Ferrari, in cui si sono incrociati domanda e offerta, in cui c'è stato uno scambio tra acquirenti e venditori, che è proprio questo prezzo qui, 3,18,70. Di fianco troviamo questi due numeri in verde, sono la variazione percentuale più 0,79 e la variazione assoluta del titolo, che si misura come, nel caso della variazione assoluta, la differenza tra il prezzo di chiusura, questo qui, che si riferisce all'ultima giornata di borsa, quindi la giornata di ieri, titolo ha chiuso a 316,20, la giornata di borsa del 17, adesso che scambia a 318,70, la differenza tra questi due valori sono esattamente quei 2,50 euro, che è la variazione di oggi, la variazione in questa giornata, variazione positiva, il titolo guadagna 2,50 euro rispetto a quanto ha chiuso ieri. Stesso discorso per la variazione assoluta, viene calcolata semplicemente mettendo al rapporto, in questo caso qui invece che facendo la differenza, l'ultimo scambiato rispetto al prezzo di chiusura del titolo. Di fianco a questi dati, l'ultima informazione che troviamo, come abbiamo accennato in precedenza, sarebbe la data e l'ora dell'ultimo scambio, quando è avvenuto quest'ultimo scambio a 318,70 tra domanda e offerta tra acquirenti e venditori. Nel caso di Ferrari, che è un titolo molto liquido, adesso sono le 13,58, ovviamente l'ultimo scambio è avvenuto oggi in giornata, adesso non abbiamo neppure aggiornati i dati, non abbiamo neppure le quotazioni in push, ma come vedete l'ultimo scambio era già alle 13,56,20. Se lo aggiorno, vedete, 13,18,56, è cambiato il prezzo a 318,60. Ci mostra data e ora dell'ultimo scambiato. Subito sotto a questi tre dati qui, poi vediamo ulteriori informazioni, anche queste molto utili sul titolo. Ci fa vedere il minimo, 314,80 in questo caso, sarebbe il valore minimo, il prezzo più basso in cui si sono incrociati domande e offerte, in cui c'è stato uno scambio sul titolo Ferrari in questa giornata di borsa, nella giornata di borsa odierna fino ad ora. Stesso discorso, viceversa però per il massimo, sarebbe il prezzo massimo. Qui ha toccato Ferrari, qui c'è stato uno scambio, un eseguito nella giornata odierna. Di fianco troviamo prezzo di apertura e prezzo di chiusura. Il prezzo di apertura si riferisce a quanto il valore a cui ha aperto il titolo in giornata. In questo caso qui coincide tra l'altro anche con la chiusura, che è 316,20. Sarebbe la chiusura del titolo che ha avuto nella giornata di borsa precedente, come dicevamo. In questo caso qui i due valori sono uguali. Infine, l'ultimo dato, non per importanza, che vi faccio vedere, il volume, vi mostra praticamente gli scambi che ci sono stati, il numero di azioni che sono state scambiate dall'apertura del mercato di oggi fino a questo momento delle azioni Ferrari. Ci soffermiamo un attimo sul volume, poiché il volume è un dato molto importante per noi trader. Ci fa capire se un titolo su un determinato mercato è molto liquido o meno. Ad esempio, come calcolare quanto, diciamo, controvalore è stato scambiato a livello monetario sul titolo Ferrari? Possiamo prendere, ad esempio,
l'ultimo prezzo che ha toccato il titolo, quindi un 318,60, se noi lo moltiplichiamo per il volume, il numero di azioni scambiate nella giornata odierna, mettiamo 104.000 per semplicità, cioè, ci fa vedere praticamente che il titolo Ferrari è stato scambiato nella giornata odierna per un controvalore indicativo di 33 milioni e 100 mila euro e rotti nella giornata odierna, quindi un titolo super liquido, come vedremo anche poi dopo dai prezzi che vediamo qui sotto che vi andrò a introdurre. Vi faccio un paragone per farvi capire l'importanza di questo aspetto, che poi andremo a vedere anche poi successivamente. Riprendiamoci sempre il titolo Ferrari, quindi prendiamoci il codice ISIN del titolo, lo mettiamo nel campo cerca, andiamo a vederlo sul mercato Xetra, lo stesso titolo ma sul mercato tedesco. Andiamo a paragonare i volumi. Vedete? Vedete la differenza? Il prezzo è praticamente identico, siamo sugli stessi valori. Sul mercato di Milano, sulla borsa di Milano, su Piazza Affari però, ha scambiato già quasi 105.000 pezzi fino adesso. Sul mercato di Francoforte, sullo Xetra, ne ha scambiati solo 177. Per tornare al discorso di prima, a livello monetario, rifacciamo un 318,70 per 177 azioni, ha scambiato bene o male un controvalore di 55.000 euro, poco più, contro i 33 milioni che abbiamo visto su Piazza Affari. Questo aspetto qui, quello della liquidità dei titoli, è molto importante, poiché, come andremo a vedere successivamente, ci fa capire poi anche quelli che sono come gestire una posizione a livello di prezzi quando si va ad acquistare e a vendere lo strumento. Ci arriviamo subito su questo aspetto, vi faccio vedere. Questo è il book di negoziazione, questa tabella. Vi fa vedere praticamente quelle che in un determinato momento sono le proposte di acquisto e di vendita. Bid sarebbe il denaro dove si posizionano gli acquirenti, ask sarebbe la lettera dove invece ci sono i venditori. Queste sono le varie proposte che ci sono in un determinato momento. Ad esempio, dall'ultimo aggiornamento che noi abbiamo fatto del book, quindi poco prima delle 13:58, c'erano, vi leggo i dati in colonna. Il campo cancelletto rappresenta il numero di proposte, cioè il numero di acquisti in questo caso che ci sono a un determinato prezzo, inseriti in un determinato momento. La quantità, cioè quante azioni io potrei in questo caso qui vendere a questo prezzo qui, a 318,50. C'è la colonna poi proprio del bid, che sarebbe la colonna degli acquirenti, che è ordinata in ordine decrescente, cioè sempre a livello di miglior prezzo. Vi fa vedere le migliori proposte che ci sono per un venditore in un determinato momento, quindi se ho il titolo Ferrari in portafoglio e voglio venderlo, in questo determinato momento andrei a incrociare questa prima proposta, troverei uno di questi 11 acquirenti o più di uno, che mi andrebbe ad acquistare il titolo Ferrari, se l'ho già in portafoglio, a 318,50. Se ne ho fino a 357. Se ne ho di più, invece, ad esempio, supponiamo che io ho 1.000 azioni e le devo vendere tutte in un determinato momento, qui ne vendo 357 a 318,50. Successivamente scalo a mano sulle proposte più convenienti dopo la prima. Quindi qui ce ne sono altre 636 a 318,40. Al terzo livello ce ne sono altre 558 azioni che acquistano a 318,30. Quindi si va a mano a scalare dal punto di vista dei venditori, in questo caso qui, quando si inserisce un ordine di vendita, si va a prendere sempre il primo livello, quindi questo qui, e si va a scalare poi successivamente. Per quanto riguarda le borse di Milano, in questo caso vi faccio rivedere tra l'altro, di default quando apriamo il book noi visualizziamo solo il primo livello di denaro e di lettera. Basta cliccare qui sulla freccia che punta verso il basso dove c'è la dicitura book, ci apre tutti e 5 i livelli dello strumento. Passando invece dalla parte dell'ask, quindi della lettera, qui ci sono tutti i venditori. In questo caso qui invece l'ordine è crescente, cioè si guarda sempre dal punto di vista dell'acquirente. Quindi se io voglio acquistare delle azioni Ferrari, cerco le proposte che mi convengono di più. Se ne voglio acquistare come prima 1.000, troverò 47 azioni che posso prendere al prezzo di 318,60.
a mano scalare troverò poi altre 371 a 318 e 70, 80, 90, 00 fino a 319 proprio tondi, fino a quando non viene esaurita praticamente la mia richiesta. Si va praticamente a scalare in questo caso qui. Tornando al discorso di prima, vi faccio un altro esempio su un titolo magari sempre italiano dove abbiamo i 5 livelli per farvi vedere quanto incide il discorso di prima della liquidità. Andiamo di nuovo sull'indice FTSE MIB. Prendiamoci però un titolo quotato sul mid cap, sulle aziende non, diciamo, non ad altissima capitalizzazione. Prendiamoci ad esempio, non so, possiamo prendere questo titolo qui, GVS. Apriamoci il book di GVS. Supponiamo che noi vogliamo effettuare un ordine di 10.000 euro sia sul titolo Ferrari sul titolo GVS. Per trovare la quantità corrispondente, basta che facciamo l'importo che vogliamo investire, 10.000, diviso il prezzo, diviso ad esempio 318,60. Su Ferrari equivale più o meno a 31 azioni, 32. Se io voglio acquistare ad esempio 32 azioni su Ferrari con questo book qui, io andrei a toccare esclusivamente il primo livello di ask, come vedete, perché c'è già il miglior venditore, ne sono due, sono già due trader che hanno inserito un ordine di vendita per un totale di 47 quantità e sono disposti a venderlo a 318,60. Quindi io potrei prendere queste 32 azioni, quindi investire questi 10.000 euro, che vediamo anche qui sotto nella stima ordine, e comprare le 318,60. Potrei anche rivenderli subito dopo a 318,50, quindi perderei un 10 centesimi per azione. Non perdo molto, perché il titolo è molto liquido. Nell'esempio invece di questo titolo qui, di GVS, che noi prendiamo, facciamo la stessa casistica. Quindi 10.000, il porto che noi vogliamo investire, diviso il prezzo del titolo, l'ultimo scambiato, 5,44, io dovrei prendere 1.838 azioni, facciamo 1.800 per arrotondare. Se io voglio acquistarle, quindi come prima devo controllare i prezzi che ci sono in ask, vedete quanti livelli devo toccare, quanti prezzi vado a toccare in questo caso qui? Ne avrò 107 a 5,44,50. 5,57 a 5,45, cioè andrò a esaurire praticamente tutta la mia richiesta solo al quarto livello, ossia 5,46. Se io poi vorrò rivendere subito quelle azioni lì, quelle 1.800, dovrò di nuovo incrociare a quel punto il bid. E guardate quanto cambia, anche qui dovrò rivendere 1.800 azioni e le vendo a che prezzo? 204 le vendo a 5,43. Altre 615 a 5,42, vado a venderle tutte poi finalmente a 5,41,50. Cioè io in un determinato istante sono passato dall'acquistare un titolo fino a 5,46 e nell'istante successivo a rivenderlo a un prezzo di 5,41. Cioè ho perso 5 centesimi su un titolo che scambia tra l'altro a 5,44. Quindi ho perso comunque sia una percentuale importante del mio investimento, poiché il titolo, come abbiamo visto, è poco liquido. Non ci sono molte domande in acquisto, in vendita, sullo strumento. Questo è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione quando investiamo in strumenti finanziari. Quindi mi raccomando, leggete sempre bene il book, controllate la questione del volume, dei prezzi, quelle che sono le quantità che ci sono in acquisto e in vendita sugli strumenti. Perché questo sicuramente è uno degli aspetti fondamentali che troviamo all'interno del book di negoziazione, che ci fa capire anche la liquidità in base al volume e ai prezzi e alle proposte che c'è su un determinato sottostante. Bene, allora io direi che per quanto riguarda questa prima parte direi che sono chiare, cioè abbiamo bene o male snocciolato tutti gli aspetti di lettura che abbiamo a disposizione sul book di negoziazione. Direi che a questo punto possiamo passare alle domande. Vediamo a questo punto le domande che mi avete scritto, così andiamo a rispondere. Vediamo su quello che ci avete indicato. Andiamo.
Allora, vediamo le domande che ci avete effettuato. Allora, vedo che ci scrive Piero, la visualizzazione dei dati del book di titoli esteri sono posticipati di 15 minuti anche titoli europei o solo titoli USA? Allora, no, Piero, questa visualizzazione dei dati, come abbiamo visto, dipende dal mercato e dalla tipologia di quotazioni che tu hai attivato. Per i titoli USA, come abbiamo detto, tu hai già di default, non appena attivi le quotazioni, vi rifaccio anche vedere il percorso. Quindi clicchiamo sul logo Fineco qui in alto a sinistra, il mio conto, gestione servizi all'interno e poi trading e investimenti. Vedete qui quotazioni USA, in questo caso qui sono già attive, ma qui altrimenti dovreste vedere il pulsante di attivazione. Una volta attive, come per il mercato italiano, sono già di default in pool. Pool, vi ricordo, sarebbe la visualizzazione. Scusatemi, credo che fosse interrotta la visualizzazione del percorso. Vi faccio vedere il percorso per l'attivazione. Quindi cliccate sul logo Fineco. In alto il mio conto, gestione servizi, trading e investimenti. Qui avete le quotazioni. USA, come dicevamo, dati in pool, quindi così sostanzialmente. Se non abbiamo almeno 10.000 euro di controvalore del nostro asset all'interno di Fineco, o se non abbiamo effettuato almeno 10 ordini negli ultimi 90 giorni. Per tutti gli altri mercati, per i mercati europei. Come vedete qui c'è la scelta. Solitamente il delay è gratuito con i dati un quarto d'ora di ritardo, altrimenti potete attivare il push con dei canoni mensili. Canoni mensili che, come vi dicevo già all'inizio, comunque sia, sono tutti indicati, sono azzerabili in base a un determinato ordine che andate a effettuare, c'è scritto tutto comunque sia. Vedo poi una domanda di Marco, okay, dove si, perfetto, che ci chiedeva per l'appunto dove si attivano le quotazioni, il percorso ve l'ho fatto rivedere. Vediamo cos'altro ci chiede Stefano di poter rivedere dove si apre il grafico dal book. Certo, Stefano, il grafico dal book si può aprire qui cliccando sulla terza casellina di fianco il cerca titolo. Cliccando qui mi riapre praticamente il grafico in pop-up, che poi ovviamente potete anche, se volete, come diciamo, metterlo a schermo intero, cambiare gli archi temporali, eccetera, come vi rimane più comodo, insomma. Vediamo le ultime e poi direi di ripartire. Allora, Piero ci chiede quantità sono il numero di contratti o il numero di azione? Nel caso siano i contratti, come posso sapere quante azioni sono presenti a quel prezzo? No, allora, le quantità in questo caso, Piero, sono proprio il numero di azioni. L'icona del cancelletto è il numero delle proposte. La quantità invece è proprio il numero di azioni a un determinato prezzo. Quindi in questo caso qui non devi desumerlo, c'è già scritto nel book. Ok, poi vabbè, come inserire l'ordine ci arriviamo a questo punto. Ok, quello lo vediamo anche il grafico, perfetto. Anche la protezione, ok, perfetto. Allora direi che per il momento possiamo proseguire. Passiamo al punto successivo. Quindi come andare a utilizzare il book di negoziazione, come andare praticamente a inserire gli ordini di apertura, di chiusura posizione. Li troviamo proprio sotto, li troviamo qui nella sezione di inserisci ordine. Ad esempio su Ferrari abbiamo a disposizione il primo campo, come abbiamo visto in precedenza, che è la quantità. Io qui vado a inserire il numero di azioni che voglio acquistare o vendere. Come abbiamo fatto prima, non so, mettiamo ad esempio 20 azioni, sotto mi dà direttamente già la stima dell'ordine, mi fa vedere in base a quello che ho già anche preimpostato, quindi ci dà anche un'idea dell'importo, del controvalore che noi stiamo effettuando per questo ordine qui. La tipologia di ordine, limite o mercato, vi spiego brevemente le distinzioni.
Prezzo mercato vuol dire che io sono disposto a prendere 20 azioni al miglior prezzo che trovo sul book. Rimettiamo in push, ad esempio, in questo momento 20 azioni io le prendo a 318,50. Le voglio prendere subito a prescindere dal prezzo. Se inserisco invece il prezzo limite, in quel caso lì dovrò inserire proprio un limite di prezzo. Possiamo mettere ad esempio 318. Vuol dire che io sono disposto ad acquistare 20 azioni Ferrari solo se troverò qualcuno, un venditore che è disposto a vendermele a un prezzo pari o inferiore al limite che ho indicato. Quindi in questo caso qui 3,18 è il massimo che io voglio pagare per azione. Come vedete, in questo momento, se nel caso in cui andasse a inserire un ordine di questo tipo, ci piazzeremmo qui al quinto livello, dove vedete il 3,18, quindi prima di noi ci sarebbero altri quattro acquirenti con dei prezzi migliori, che verrebbero soddisfatti nel caso prima di noi da chi vuole vendere le azioni Ferrari. Abbiamo l'operatività che è l'operatività ordinaria, la classica, quindi utilizzo la mia liquidità che ho a disposizione per l'acquisto, per la vendita degli strumenti. Altrimenti abbiamo a disposizione la marginazione, intraday overnight, dove io praticamente finanzio solo una parte dell'investimento e lo scelgo in base al margine, la restante parte. Margine che troviamo qui, come vedete, ci sono vari livelli per personalizzarlo. La restante parte me la dà a prestito Fineco. Brevemente per la marginazione, che non andiamo ad approfondire adesso in questo corso qui, poi ci sono, nel caso in cui effettuo anche l'operazione overnight, ci sono poi degli interessi che vengono applicati sulle posizioni. Per il resto, comunque sia, le commissioni invece sono le medesime. Torniamo all'operatività ordinaria. Abbiamo come pulsante il chiudi oggi. Chiudi oggi, che praticamente, se selezionato, ci consente di chiudere in automatico la posizione a fine giornata. Supponiamo, non so, che io voglio prendere Ferrari e poi magari a fine giornata, non so, sono impegnato, sono al lavoro, sono in viaggio, non mi ricordo di chiudere la posizione, mi rimane aperta. Se io voglio evitare questa situazione qui, soprattutto per una questione magari di Tobin tax, cioè una tassazione che viene effettuata sugli acquisti di determinati titoli, posso tranquillamente barrare questa opzione qui del chiudi oggi e poi praticamente il sistema in automatico mi va a chiudere la posizione. Molto importante, vi faccio questa piccola premessa, il chiudi oggi non è reversibile. Se selezionate questa voce per errore oppure all'inizio volevate chiudere la posizione, a fine giornata in automatico, poi cambiate idea, non è reversibile. In quel caso lì non si può disattivare la funzione, verrà chiusa in automatico poi in giornata. L'ultima voce che abbiamo infine è la scadenza dell'ordine, che possiamo mettere nel caso in cui mettiamo il prezzo limite, ad esempio. Come abbiamo detto, io non voglio acquistare Ferrari ai prezzi attuali, lo voglio prendere a un prezzo più basso. Secondo me sarà conveniente acquistarlo se scende a 318 a un prezzo più basso. Voglio che questo ordine, se non venga raggiunto oggi, rimanga valido magari per altri giorni. Quindi voglio che magari sia valido fino al 25. In questo caso qui io inserisco la proposta oggi, in questo momento, di acquisto di 20 azioni Ferrari a 318, che al momento non verrebbe eseguita perché, come vedete, la miglior proposta di vendita in questo caso qui per andarle a prendere sarebbe 318,60. Se però da questo momento in poi fino al 25 ci sarà un venditore a quel punto poi disposto a vendere le sue 20 azioni o più Ferrari al prezzo che ho indicato io, 318, a quel punto l'ordine poi va ineseguito, cioè rimane valido per più giornate, può essere eseguito fino al 25. Viceversa, va in scadenza, non viene eseguito e dobbiamo reinserirlo. Per ultimo abbiamo il proteggi ordine che vi farò vedere poi successivamente quando inseriamo delle proposte di acquisto e di vendita. Facciamo una simulazione nel frattempo di questo ordine qui. Proviamo a inserire 20 azioni a prezzo, scusate, 20 azioni un po' troppo per la liquidità che c'è in questo momento. Facciamo direttamente, non so, 5 azioni Ferrari al prezzo limite di 318. A questo punto, dopo che ho inserito tutti questi parametri qui, l'unica cosa che mi resta da fare è inserire il PIN, il nostro PIN dispositivo che abbiamo a disposizione, e cliccare praticamente sul pulsante conferma. Faccio vedere. Questo è il PIN. Possiamo cliccare direttamente anche su salva, che ce lo memorizza fin tanto che siamo loggati. Do l'ok. Clicco su compra. Mi viene il riepilogo, quindi il
acquisto, 5 pezzi al limite 3,18, valido fino al 25 di gennaio. Do l'ok, do la conferma, ordine immesso correttamente. A questo punto lo troviamo nel monitor ordini. Quindi, tornando qui su inserisci ordine, dopo che abbiamo inserito la proposta, se noi torniamo sul monitor ordini, vediamo per l'appunto la proposta che abbiamo inserito. Acquisto vendita, 5, la quantità, il prezzo di 318, lo stato che è immesso, non è ancora eseguito, lo vediamo qui, il prezzo di eseguito non c'è e la data in cui l'abbiamo inserito. Lo possiamo tranquillamente cancellare anche da qui. Cliccando sulla X, a questo punto, ci dà il riepilogo della cancellazione, ci chiede se vogliamo procedere in tal senso, ci ridà quindi le stesse informazioni, il titolo, il mercato, l'ordine di acquisto di 5 azioni a prezzo limite di 318, valido fino al 25. Do la conferma. Ordine cancellato correttamente. Quindi questa è la funzionalità, poi, principe del book, come abbiamo visto, oltre alla lettura dei dati importantissimi su cui ci siamo fermati prima, anche questa sezione qui, sezione chiave, sezione di inserimento degli ordini, su cui abbiamo a disposizione, tra l'altro, tutta la parte informativa. Quindi possiamo inserire ordini avendo le quotazioni in tempo reale, regolandoci su quelli che sono poi i valori che ha il titolo su un determinato momento. Allora, vi faccio vedere come ultimi passaggi anche come vedere poi in portafoglio gli ordini che abbiamo inserito, quindi al di fuori del book. Se noi andiamo su portafoglio, troviamo nel menu a sinistra monitor ordini, all'interno troviamo azioni ETP ed opzioni. Anche qui al di fuori del book vediamo lo stato dell'ordine, vediamo gli ordini di giornata, vediamo che noi avevamo inserito un ordine di acquisto su Ferrari, 5 azioni eseguite 0, perché l'ordine l'abbiamo poi cancellato. Il prezzo a cui l'avevamo immesso, prezzo medio non c'è perché nel caso del prezzo di eseguito, il mercato e la data e l'ora dell'inserimento. Qui nel caso troviamo anche il monitor ordini al di fuori del book, che abbiamo sempre a disposizione ovviamente nel sito web e nelle varie piattaforme che abbiamo a disposizione, insomma. Bene, a questo punto, prima di passare all'ultimo capitolo, diciamo, l'ultima parte del nostro corso, direi di vederci le ultime domande, dato che abbiamo visto come usare il book di negoziazione per l'inserimento degli ordini. Quindi vediamo cosa avete scritto di nuovo per quanto riguarda le domande. Vediamo. Allora, ci scrive Andrea, ci puoi dire tutti i costi che ci sono quando si comprano azioni? Allora, considerate che per quanto riguarda il conto corrente ordinario, una volta che lo aprite e per tutto il mese successivo passate a pagate 9,95 per il mercato italiano e i principali mercati europei. Vi faccio vedere da sito anche brevemente dove lo potete consultare. Se andate su portafoglio, Reports, nemmeno a sinistra, le mie commissioni all'interno. Qui trovate proprio una tabella riepilogativa del vostro piano commissionale e nel caso trovate anche poi ulteriori informazioni su come funziona anche poi il piano di abbattimento. Ovviamente si possono scalare poi le commissioni in base a quanti eseguiti si fanno in un determinato mese, in un determinato trimestre, in base al patrimonio che deteniamo, però diciamo il massimo di norma comunque sia è 19 euro, ma si paga 9,95 nel periodo iniziale di apertura conto e per il mese successivo. Allora, vediamo un'altra domanda di Riccardo. Riccardo scrive anche: potresti gentilmente ripetermi i concetti di bid e ask? Certo, assolutamente. Allora, riprendiamoci il book. Allora, il bid e l'ask praticamente sono i prezzi messi praticamente in colonna, dove nel bid abbiamo le proposte in un determinato momento, togliamo il push così evitiamo poi confusione, le migliori proposte che ci sono per i venditori, quindi qui ci sono tutte le proposte degli acquirenti. Sull'ask invece sono tutte le proposte che noi che vengono inserite su un determinato titolo da parte dei venditori, quindi che gli acquirenti devono andare a incrociare. Faccio un esempio per chiarezza. Se io sono un acquirente, voglio acquistare le azioni Ferrari, devo vedere i prezzi ask, cioè i prezzi dei venditori. Devo vedere se voglio prendere, ad esempio, non so, 20 azioni Ferrari,
qual è il prezzo che io, diciamo, vado a pagare teoricamente per l'acquisto. In questo caso qui, quindi vado a vedere la colonna dell'ASK, controllo le quantità, vedo che 20 sono già abbondantemente presenti nel primo livello, dove ce ne sono 285. Vuol dire che io andrei a acquistare 20 azioni Ferrari a 318,50. Quindi vado a incrociare l'ASK, vado a incrociare il miglior venditore. Viceversa, se io ho già 20 azioni Ferrari in portafoglio, sono un venditore, devo trovare un acquirente, devo guardare il bid, che sono proprio le proposte di acquisto che ci sono sul titolo. Anche qui controllo la quantità, 453 azioni, io ne ho 20, anche qui mi basta il primo livello, vuol dire che le vado a vendere tutte e 20 a 318 e 318 e 30. Questi sono praticamente i concetti di bid e ask. Vediamo altre domande in chat e poi direi di fare l'ultima parte, anche perché stiamo raggiungendo l'ora. Allora, ci scrive Piero, inserendo una proposta di acquisto di vendita per più giornate, posso avere ancora a disposizione il denaro sul conto per altre operazioni rimaste vincolate fino al giorno indicato? No. Allora, in questo caso qui, se tu inserisci una proposta di acquisto per più giorni, la liquidità ti viene scalata dal conto, perché ovviamente potrebbe essere eseguita nelle giornate successive. Quindi non è detto che non è detto che vada, cioè, no, scusatemi, non, la liquidità non si libera, devi prima cancellare l'ordine per avere di nuovo la liquidità disponibile. Allora, vediamo altre domande. L'ultima, Laura scrive: se dovessi acquistare 10 azioni e queste andassero totalmente in perdita, il conto corrente verrebbe intaccato, la perdita riguarderebbe solo la somma investita? No. In questo caso qui, Laura, andresti solamente a perdere parte del valore investito sull'azione. Cioè, se tu investi, ad esempio, in questo caso qui, 20 azioni, investi 6.000 euro, 6.300 euro, se perdi valore da queste azioni qui, perdi valore per quanto riguarda la parte che hai investito, non la liquidità eccedente che tu hai sul conto corrente. Quella ovviamente non viene intaccata dall'operatività che tu effetti in questo caso qui. Ok, allora passiamo all'ultima parte. Vi faccio vedere su come aprire la posizione e come andare a gestire. A questo punto, visto che siamo già su Ferrari, direi che faccio vedere direttamente un ordine su questo titolo qui. Allora, supponiamo a questo punto che io voglio andare a prendere due azioni su Ferrari. Come abbiamo detto in precedenza, su cosa ci possiamo basare? Anche sul grafico dello strumento. Se noi ci prendiamo il grafico su Ferrari, ad esempio, lo metto a schermo intero, vediamo che il massimo che ha toccato qui annuale, il titolo l'aveva fatto sui 346 in questa candela qui, massimo giornata 346 per l'appunto. Adesso, come vediamo dal book, siamo sui 318, cioè il titolo ha ritracciato un po' da questo massimo, è andato a scendere, ha avuto una diminuzione, fino a questo supporto qui. Andiamoci a tracciare anche una trend line, così vi faccio vedere anche come impostare a livello grafico, magari fare un'analisi. Vedete, su questo livello di prezzo, bene o male, sul prezzo di 300, ecco qui, bene o male, sui 302, 303, il titolo ha toccato il minimo, diciamo, in questo periodo qui, da novembre più o meno, fino al novembre dell'anno scorso, fino ad adesso. Questa è una trend line, come vedete già tracciata. Il titolo dal massimo fino ai livelli attuali sta perdendo un 8,40%, sta perdendo un 30 euro di valore. Quindi magari potrebbe essere una buona occasione per andare a prendere il titolo Ferrari. Quindi cosa possiamo fare? Ci andiamo a prendere il titolo, mettiamo una quantità irrisoria, mettiamo magari due azioni. Lo mettiamo direttamente al mercato, lo voglio prendere ai prezzi attuali. Comunque sia che siamo sui 318,40 ci va bene, siamo sui livelli del grafico. Vediamo anche le protezioni. Le protezioni proteggi ordine sono gli ordini automatici che ci consentono praticamente di fissare un ordine automatico anche qui, perché magari non abbiamo tempo di monitorare sempre la posizione, siamo impegnati in altro. Possiamo tranquillamente selezionare questa opzione qui, mettiamo direttamente i prezzi dove una volta toccati
ci viene inserito un ordine di chiusura posizione, ci vende le due azioni che le abbiamo prese a mercato, affinché poi siamo già tutelati, sappiamo al massimo quanto andiamo a perdere o quanto possiamo guadagnare. E ci possiamo basare su questa analisi qui, ad esempio, se il titolo arriva a questa zona qui di 302, non voglio perdere oltre, quindi voglio mettere uno stop loss a 302. Se il titolo arriva a toccare questo prezzo qui, scende fino a 302, perdo 32,60 euro, quindi so che non ne perdo più, perlomeno, cioè quella è la mia perdita massima. So anche che il titolo, come abbiamo visto nel grafico, comunque sia, ha toccato in precedenza anche valori di 300, 346, 347, lo voglio mettere come guadagno, come take profit, ovvero se il titolo arriva di nuovo a quei prezzi, tocca di nuovo 346, 347, sono soddisfatto, nel senso, voglio vendere il titolo, voglio incassare questi 50 euro di guadagno. E quindi possiamo praticamente inserire queste protezioni qui, che noi abbiamo in automatico. Reinseriamo l'ordine, come abbiamo visto in precedenza, quindi due a mercato, validi solo per oggi. Diamo la conferma per l'ordine. L'ordine è stato confermato correttamente. Andiamo sul monitor, in questo caso qui lo vediamo proprio eseguito, vedete? Acquistate due azioni al mercato. Vediamo il prezzo di eseguito a 318,40. Se andiamo adesso nella sezione portafoglio, vi faccio vedere. In questo caso qui vediamo proprio l'azione Ferrari e l'abbiamo direttamente in portafoglio. Vi faccio vedere anche dove trovare le protezioni, perché noi, come abbiamo visto, abbiamo inserito anche delle protezioni su questo titolo. Ci basta cliccare sulla riga Ferrari, su un campo vuoto della riga. E qui praticamente vediamo poi subito sotto singoli ordini con protezione. Cliccando qui, no, non, scusate un attimo, credo che non l'abbia presi. Vediamo un attimo dal monitor. No, non ha preso lo stop loss e take profit. Non c'è problema, comunque sia. Vi faccio vedere come reinserirli. Basta tornare nel monitor ordini, quindi se andiamo su portafoglio, monitor ordini, azioni e TP opzioni. Vediamo proprio l'ordine che dicevamo, eseguito, acquistato a 3,18,40. Sotto la colonna protezione vediamo stop loss, take profit. Se noi clicchiamo su uno di questi, ci appare per l'appunto questa maschera qui, che dicevamo in precedenza, dove possiamo inserire il prezzo di stop loss e quello di take profit. Quindi rimettiamo i valori che dicevamo prima, quindi 302 e 346, abbiamo detto, se non sbaglio. Il colpino è già inserito, ci fa vedere in questo caso qui anche il guadagno e la perdita, che è un potenziale se tocca questi valori. Una volta che noi lo confermiamo, esatto, c'è la protezione inserita correttamente. Anche qui, se torniamo al monitor ordini, lo ricarichiamo, vediamo questa qui. Qui ci dà direttamente il monitor delle protezioni, torniamo direttamente su quello delle azioni e TP opzioni. Vediamo che in questo caso qui i due pulsanti sono diventati poi direttamente in blu. Cioè, direttamente in blu, in celeste, vuol dire che già la protezione è valorizzata. Li abbiamo inserito lo stop loss e il take profit. Lo possiamo inserire altrimenti anche dal portafoglio. Vi faccio vedere innanzitutto la sezione di prima. Quindi andando su Ferrari, qui sul portafoglio, cliccando sulla riga singoli ordini con protezione. In questo caso qui vediamo che il prezzo che abbiamo a 3,18,40, lo stop loss e il take profit sono già inseriti. Se comunque sia, magari in alternativa vogliamo inserirlo poi successivamente, l'ordine, la protezione, ci siamo scordati di farlo dal book, possiamo anche cliccare qui su Proteggi posizione, direttamente dal portafoglio, e vediamo la maschera di prima per andare a inserirlo. L'ultima, dopo aver aperto questa posizione, quindi dopo averla protetta, quindi sappiamo comunque sia già i nostri paletti, sappiamo comunque sia che sotto 302 non possiamo scendere perché sappiamo che in quel caso lì comunque sia vendiamo e abbiamo già una perdita tra virgolette massima, non andremo a perdere oltre un tot. Vi faccio vedere anche un altro modo per inserire gli ordini, ossia il condizionato. Tornando nel book, vedete che qui in alto c'è l'ordine standard. Noi possiamo selezionare volendo di fianco anche il condizionato. Cosa succede? Il condizionato ci permette praticamente di vendere a questo punto, di fungere anche da stop loss o da take profit, come quelli che abbiamo visto in precedenza, con la possibilità però di metterlo anche a prezzo limite, poiché gli ordini che noi abbiamo inserito
questi qui, il stop loss e il take profit, vanno sempre al mercato, cioè possono discostarsi leggermente da questi valori qui, poiché si va, una volta che viene toccato questo valore qui come ultimo prezzo, si vanno praticamente poi a prendere le migliori proposte che ci sono nel book, quindi quelle di bid ask che abbiamo visto in precedenza, che potrebbero variare leggermente. Se noi invece vogliamo inserire un condizionato, abbiamo la tipologia di condizione, lasciamola semplice, possiamo mettere proprio il prezzo manuale. Cioè, se come condizione, se il prezzo di Ferrari, ad esempio, diventa minore o uguale di quel 302 che abbiamo visto, e possiamo mettere anche qui la scadenza fin quando vogliamo che sia valido, fino a un mese, ad esempio, io voglio vendere, sempre in operatività ordinaria, le due azioni Ferrari che ho in portafoglio al prezzo limite di 302. In questo caso qui, se io do la conferma, so già che a quel punto vi vende praticamente le azioni quando l'ultimo scambiato, quindi questo, arriva a 302. Oltre a questa come condizione da soddisfare, dobbiamo trovare poi di fatto qualcuno disposto a comprarle. Quindi, una volta che questo diventa 302, nella parte dei compratori, quindi nel bid, dobbiamo trovare proprio qualcuno disposto a comprare a 302 e quindi ci deve essere almeno 302 o un prezzo più alto qui al primo livello nei livelli successivi per far sì che l'ordine vada a buon fine. Bene, anche questo direi che per l'apertura della posizione e per la gestione abbiamo visto le funzionalità principali. Passiamo quindi a questo punto alle ultime domande, vediamo cosa ci avete indicato, rispondiamo agli ultimi quesiti che avete effettuato. Allora, Silvia ci scrive: se si usa il proteggi posizione, si deve usare sia lo stop loss che il take profit o si può inserire solo uno di essi? Ottima domanda, Silvia. Allora, puoi tranquillamente inserire solo lo stop loss o il take profit. Di norma, ad esempio, magari si inserisce soltanto lo stop loss, poiché ci andiamo a tutelare da quello che è il ribasso massimo dell'azione. Quindi siamo già sicuri che oltre un tot non possiamo perdere perché poi vengono vendute, e invece il guadagno magari lo lasciamo correre, fin tanto che il titolo comunque sia positivo, va in guadagno, decidiamo poi noi in autonomia quando andare a chiudere la posizione. Quindi assolutamente sì, posso inserire solo uno dei due, non per forza entrambi. Vediamo altre domande che ci avete fatto. Allora, chiudi oggi significa che acquisto, vendo l'ultimo prezzo di oggi, indipendentemente dal limite che ho impostato. Esatto, cioè vuol dire più che altro, riapriamoci il book, che leggendo questa voce qui, vuol dire che io acquisto l'azione adesso alle 14:38, ad esempio. Non la voglio tenere in portafoglio per più di un giorno, cioè la voglio vendere a chiusura del mercato. Però, come dicevamo, magari sono impegnato, magari mi scordo, ho altro da fare, non riesco. Fleggo questa voce qui e in automatico il sistema, nel momento della chiusura della borsa, dell'asta di chiusura, mi va a inserire l'ordine di vendita e a quel punto tu andrai sicuramente a vendere le azioni al prezzo di chiusura, a questo valore qui. Nel caso di ieri, ad esempio, le avresti vendute a 316,20, in questo caso qui, fleggando la voce del chiudi oggi. Vediamo altre domande. Allora, Andrea ci chiede se potrebbe avere info sulle posizioni in marginazione. Allora, sulle posizioni in marginazione, considera Andrea, in questo corso qui, soffermandoci sul book, non le trattiamo. Tieni presente però poi a fine corso, dopo le domande, vi faccio vedere poi la video library dove ci sono tutti i corsi precedenti già trattati sull'argomento che puoi riseguire tranquillamente, oppure anche ai corsi successivi che tratteranno magari questa tematica qui.
Allora, Luigi scrive anche le protezioni comportano un prezzo maggiore della commissione. No, assolutamente no, Luigi. Considera quando tu inserisci la protezione e l'ordine va a buon fine, paghi semplicemente la commissione prevista per l'acquisto del titolo. Una volta che vendi tramite magari il proteggi posizione, pagherai la stessa commissione prevista anche lì. Non ci sono dei sovrapprezzi. Vediamo le ultime domande. Allora, Elisabeth scrive anche: possiamo portare lo stop loss in guadagno se abbiamo un leggero profitto? Sì, volendo, noi possiamo inserire anche uno stop loss nel caso in cui comunque sia il titolo sia in positivo, il cosiddetto stop profit. Ad esempio, non so, purtroppo adesso non abbiamo i titoli per fare un esempio pratico, però supponiamo che noi magari il titolo Ferrari l'abbiamo preso a 305 invece che a 318 e adesso il mercato è a 318, l'ultimo prezzo. Io magari posso anche inserire a questo punto un proteggi posizione, cioè uno stop loss, e lo metto a 310. 310 che è più alto del mio prezzo di carico, quindi comunque sia io andrei a guadagnare anche se va in ripasso. Quindi sì, assolutamente sì, si può utilizzare la funzione di stop loss anche in questo caso qui come stop profit. Vediamo. Per semplificare, ci scrive Alessandro. Vendere e ask compra. Sì, cioè, se noi siamo acquirenti, dobbiamo guardare l'ask perché nell'ask ci sono i venditori, quindi dobbiamo incrociare le proposte dei venditori affinché ci sia la compravendita, l'incrocio tra domanda e offerta. Viceversa, se siamo venditori, dobbiamo incrociare il bid perché lì ci sono gli acquirenti per far sì che ci sia la transazione. Come capire, ci scrive Roberto, come capire in fase di acquisto la quantità del volume attuale in confronto ai volumi passati? Buona domanda. Questo qui lo possiamo vedere dal grafico dello strumento. Vi faccio vedere, ad esempio, se andiamo su Ferrari, se noi andiamo, allora, riprendiamoci il book, il volume attuale è sui 112.384. Se noi andiamo sul grafico dello strumento, vi faccio vedere. Possiamo impostare come indicatore all'interno del grafico anche quello che è il volume per vedere quanto aveva scambiato nelle giornate precedenti a parità di strumento. Se io vado su indicatore qui, potete selezionare la voce volume, volume chart, sotto al grafico vi fa vedere praticamente il volume che c'è stato nelle giornate di borsa precedenti. Ad esempio, vedete che più o meno si aggira sempre sui 800, vedete qui bene o male, con questo picco qui 800.000 pezzi scambiati, ha avuto un picco enorme in questa giornata, come vedete, dove addirittura sono state scambiate 3 milioni e 3. Qui avete a disposizione questa informazione, nel grafico dello strumento lo potete controllare. Allora, vediamo l'ultima domanda che ci scrive Andrea. Quindi in ask, se voglio prendere azioni Ferrari valutate 310, devo pagarle 318,20 al prezzo minimo. Allora, no, prendiamoci il book di adesso su Ferrari. Se io voglio acquistare le azioni Ferrari, in questo caso qui, devo incrociare l'ask. Quindi, fintanto che ne voglio acquistare meno della quantità che vediamo qui sul primo livello, in questo caso qui le vado a pagare 317,80. Questo è il prezzo che io pago per singola azione se le voglio acquistare. Se le voglio vendere, invece, a questo punto devo incrociare il bid, devo incrociare il denaro. Le vendo in questo caso a 317,70. Ci sarebbe uno spread di 10 centesimi sostanzialmente. Andrei a perdere se le acquistassi e le vendessi subito nello stesso momento. Che ci fa capire comunque sia per i volumi del titolo che è molto liquido. Ok, direi che a questo punto possiamo terminare qui le domande.
vi faccio vedere per terminare comunque sia la sezione della video library. Da domani, considerate il corso verrà caricato, lo potrete rivedere nel caso in questa sezione qui, quindi cliccando su questa icona qui, sull'icona formazione del cappello di fianco consulenza investimenti, vi rimanda alla sezione della formazione, andando su video library qui, lasciate selezionato webinar on demand e dal menu a tendina selezionate corsi trading. Qui trovate questo corso a partire da domani. In più, se volete, potete rivedere tutti i vecchi corsi che ci sono stati precedentemente in qualsiasi momento. Vi invito anche, ovviamente, a, se volete, a riscrivervi ai prossimi corsi a partire da giovedì. Vedrete proprio, scusatemi, a partire dal 22 troverete il prossimo corso, Uno sguardo ai mercati, perché si muovono, ce ne sono poi anche altri nel corso di tutta la settimana. Quindi mi raccomando, iscrivetevi pure e continuate a seguire i nostri webinar che pubblichiamo regolarmente. Io vi ringrazio molto e vi auguro un buon pomeriggio. Vi invito di nuovo a seguire i prossimi corsi. Un caro saluto.